ragazzi, mi raccomando, guardate tutto il video perché abbiamo scoperto un attaccante straordinario. Ha giocato la sua prima partita da titolare e subito ha fatto vedere le sue qualità. È giovanissimo e possiamo assolutamente farlo crescere e puntare su di lui per il futuro. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giu360, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 6, con la carriera allenatore con il Liverpool su FIFA 18. In questo episodio giocheremo delle partite molto importanti, infatti finiremo tutto quanto il mese di novembre. Attenzione alla partita contro il Nizza e alla partita contro il Chelsea di Antonio Conte. Se vinciamo contro il Nizza siamo già matematicamente qualificati come prima del girone, quindi diventa fondamentale vincere questa partita per far riposare tutti nella partita contro il Borussia Dortmund. Guardate qui che calendario abbiamo. Io penso che sia impossibile, anzi è impossibile giocare lunedì, mercoledì e venerdì. Trovatemi una squadra che ha giocato 3 partite nel giro di 5 giorni. È impossibile. Tra l'altro sono tutte in trasferta, cioè non riusciamo neanche a cambiare città che dobbiamo già scendere in campo. 3 trasferte nel giro di 5 giorni. Ditemi se sia possibile una cosa del genere. Io veramente non ho parole. Ci penseremo comunque nel prossimo episodio, perché adesso bisogna rimanere concentrati su queste partite. Questa è quella classifica, infatti 29-25-24-24. Ho fatto un piccolo cambio in formazione perché Chamberlain mi ha chiesto di giocare, si sente in forma e quindi lo mettiamo in campo. Andiamo subito a giocare. 18 novembre 2017, mi raccomando ragazzi, prima di iniziare lasciate un bel mi piace a questo video, vi lascio 2 secondi per scendere giù e lasciare appunto il mi piace. Se arriviamo a 6.000 domani subito nuovo episodio. Detto questo, questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui ad Anfield davanti a tutti quanti i nostri tifosi e inizia adesso Liverpool Southampton. Isco diventa Bonaventure Immobile, Chamberlain un po' in ritardo. Oh, bravissimi, bravissimi, così volevo farlo. Chamberlain, mettila dentro, dall'altro lato per Mané, subito la sblocchiamo, 1-0, assist di Chamberlain e colpo di testa di Mané. Risponde il Southampton con Gabbiadini, stiamo attenti a non fare fallo, in mezzo a 3 non può passare. Cosa ha preso Van Dijk? Poi occhio, fermate a questo Zielinski con il naso. Il naso di Zielinski a fermare tutto. E poi le mani di Perin. Stiamo calmi, abbiamo segnato e poi siamo spariti dal campo. Palla dentro, allontanate, via questo pallone. Ancora loro però, occhio, palla dentro e fuori gioco. E fuori gioco, tutto fermo, visto la bandierina. Ma stiamo rischiando troppo. Fuori Gabbiadini e Chamberlain infortunato. Ma come si è fatto male Chamberlain? Dentro Salah, Wijnaldum, diventa buona per Zielinski. Cerchiamo di fare un'altra azione. Isco, il tocco per Immobile, qualcuno alle spalle. Isco, provaci. E la parata di Karius in qualche modo. Poi Salah, è troppo debole però. 2 di recupero, forse dovevo tenerla con Salah. Per fortuna che comunque Wijnaldum ci arriva. E possiamo spingere ancora con Mané. Forza Mané, fino in fondo, mettila dentro per nessuno. E l'arbitro fischia la fine della partita. Va bene così, vinciamo 1-0 con una partita non bellissima. Anzi, l'importante comunque è che 3 punti li abbiamo portati a casa. Adesso facciamo subito i nostri consueti allenamenti e poi avanziamo perché c'è il Nizza. Giocatore infortunato, è vero, devo vedere Chamberlain. Si è fatto male purtroppo, ci ringrazia. Ci ringrazia di essersi fatto male. 5 giorni, ok, contusione al gomito, va bene. Niente di che comunque, solo 5 giorni, ritornerà per la prossima partita. Contro il Nizza ovviamente facciamo giocare Salah, visto che i 5 giorni non sono passati, ma comunque avrei fatto giocare Salah. E voglio far riposare anche Isco facendo il solito cambio con Zielinski, mettendolo appunto trequartista. Per il resto formazione confermata, mettiamo però anche Robertson. Me la gioco in questo modo. Questa potrebbe essere l'ultima partita del girone, perché se battiamo il Nizza siamo già qualificati come prima, perché siamo in vantaggio negli scontri diretti contro il Barcellona. Una bella vittoria quindi, per poi fare turnover pesante contro il Borussia Dortmund. Andiamo subito a giocare, siamo in trasferta, maglietta bianca purtroppo per noi, altrimenti ci confondiamo. Questa è quella squadra e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui in Francia, inquadrato il nostro Salamino Salah. E inizia adesso Nizza-Liverpool. Henderson, diventa buona per Wijnaldum, il tocco per Zielinski, ancora per Henderson, che può spingere, guardaci lui Immobile, perfetta Immobile col piattone sul primo. E palla dentro, 1-0, assegno il nostro capocannoniere Ciro Immobile.
Bene. Bene così, stiamo diventando molto precisi e fatali. Pochi tiri, poche azioni, però stiamo concretizzando tutto. Attenzione al Nizza però, con Balotelli, occhio col mancino e palla fuori. Balotelli, calmati. Zielinski diventa buona per Salah, il tocco per Immobile, 1-2 con Salah che si chiude. Salah rientra sul mancino, non c'è nessuno che si fa vedere, quindi Zielinski appoggia per Immobile, ancora per Salah, bellissimo Salah con il destro e palla fuori. Dovevo provarci perché l'azione era stata bella. No, attenzione qua però, ragazzi, dai, Lesmelù, perché siamo sbilanciati? Guardate dove va, a caso, a caso, e palla fuori di Balotelli. I miei difensori si muovono a caso, andiamo a rilancio ma stiamo calmi. Balotelli, occhio, palla dentro, attenzione, e palla ancora fuori di Seri. Ma noi siamo impazziti, siamo proprio impazziti. Il Nizza è su attacco totale, se riusciamo a recuperare palla possiamo fare un contropiede e non soffrire nel finale. Zielinski la recupera, bravissimo, bravissimo Ederson, Ederson allarga dall'altro lato per Mané, che è velocissimo. Mané, è tua Mané, la incrocia, la parata di Cardinale, poi Immobile non ci arriva, messo giù, e ti buttavi Immobile, che era rigore. Due di recupero, vediamo se c'è tempo. No, l'arbitro fischia la fine della partita. Va benissimo così, un po' di sofferenza nel finale, vinciamo un'altra partita per 1-0 senza subire neanche un gol. 6 tiri a 5 in porta e andiamo avanti con il Barcellona che batte 1-0 il Dortmund. Se non sbaglio il girone si è già deciso, noi in testa e il Barça al secondo posto. A questo punto avanziamo perché c'è la partita contro il Chelsea di Antonio Conte, che si trova al sesto posto in classifica. Campionato difficile per Conte, che proverà a riscattarsi in questa partita. Offerta per Ward 2,8 milioni e il portiere di 24 anni io accetto. Anche Klavan venduto, sto cercando di accumulare più soldi possibili perché poi a gennaio dobbiamo fare qualche colpo, soprattutto a centrocampo e in difesa. Poi ci penseremo nei prossimi episodi. Partita contro il Chelsea, facciamo giocare ovviamente i titolari. Ritorna Gomez a sinistra, ritorna Isco al posto di Ederson e magari faccio riposare Zielinski mettendo appunto Henderson, che è un tantino più in forma. Facciamo un po' di rotazioni per far riposare un po' di gente, visto che dopo siamo pieni di partite. Andiamo a giocare contro il Chelsea, siamo in casa ad Anfield. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui davanti a tutti quanti i nostri tifosi, inquadrato Isco e inizia adesso Liverpool-Chelsea. Isco diventa buona per Henderson. Nel primo tempo ragazzi non si è visto niente. Wijnaldum per Mané, 1-2, Wijnaldum con il destro e la paratona di Courtois. Si è accesa improvvisamente questa partita, non ci arriva nessuno intanto sul cross, ma ci siamo ancora noi con Wijnaldum che appoggia una terra però dai, proprio quando sto attaccando. Immobile, Henderson ancora per Ciro Immobile che ci prova con il destro. Immobile, Ciro Immobile signori, ancora lui il capocannoniere di questa Premier League. Sta arrivando la maglia Ciro, non ti preoccupare, è in viaggio. Decimo gol in Premier League per Ciro Immobile, 10 gol in 13 partite. Siamo alla 13esima, non mi ricordo. Risponde Chelsea però, occhio con Hazard, stiamo attenti, appoggia per William, attenti al tiro, palla dentro per Morata, è fuori gioco, è fuori gioco, palla fuori. Ma era tutto buono, veramente sì. Allora abbiamo rischiato tantissimo. Ci sono ancora loro però, stiamo attenti, Hazard, ho fatto la scivolata, è 1-1, tutto buono, tutto buono. Assegno Hazard, ragazzi sono forti. Subiamo il primo gol di questo video, alla terza partita. Mi rimetto su offensiva perché la vorrei vincere, anche se rischio tanto però, perché loro con Hazard ripartono in modo velocissimo. Se passava quel pallone Isco può ripartire in contropiede il Chelsea. Ecco qua quello che non volevo. William, stiamo attenti, stiamo attenti che la mette dentro, che c'è Morata. Il cross dall'altro lato per Alonso, palla fuori. Due di recupero, Henderson diventa buona per Isco, sono sbilanciati anche loro. Wijnaldum, fai la finta, appoggia per Isco, qualcuno che si faccia vedere. Isco, 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 2-1 all'ultimo secondo. Isco pugna la bandierina e torniamo in vantaggio proprio all'ultima azione della partita. Assist Immobile, 1-1, da lì Isco non può sbagliare. Ci avviciniamo a questo punto alla terza vittoria su 3 di questo episodio. Difesa ad oltranza anche se l'arbitro dovrebbe fischiarlo, infatti è così. Finisce e ci portiamo a casa 3 punti fondamentali. Affondiamo il Chelsea di Antonio Conte. 5 tiri a 5, 9.4 per il nostro capocannoniere Ciro e andiamo avanti.
A questo punto c'è il Tottenham in Coppa, Carabao Cup. Ok, va bene, formazione, qua è un problema. Dopo il Tottenham cosa abbiamo? 3 giorni di pausa? No, più o meno 5 giorni. Volendo possiamo anche non fare un turnover pesantissimo. Magari metto solo Chamberlain. Ho messo anche Solanke al posto di Ciro Immobile. E poi potrei far riposare anche Wijnaldum al suo posto Emre Can. Anche Lovren per Van Dijk e Robertson per Gomez. Un bel po' di turnover. Purtroppo siamo in coppa, non posso far giocare sempre i titolari e la coppa passa in secondo piano. Abbiamo una partita molto difficile contro il Tottenham. Dovrebbe essere partita secca, quindi chi vince vince, chi perde perde. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo ad Anfield in Inghilterra, inquadrato Isco. E inizia adesso Liverpool Tottenham. Vediamo come se la cava il nostro attaccante Solanke. Solanke diventa buona per Mané. Il tocco per Isco che sfrutta il movimento. Forza Isco, non la perdere. Ok, bravissimo Chamberlain, 1-2 con Solanke. Bravissimo Solanke. Chamberlain, non c'è nessuno in mezzo, quindi tira. È la parata di Worm. Ok, bella azione. Mi è piaciuto anche Solanke. In tanti me ne hanno parlato bene. Risponde il Tottenham però con Son. No, ma perché lo lasciamo passare? È la parata di Perin. Ok, grande Perin. Chamberlain, ormai lui è una garanzia per noi. Sta correndo veramente come un pazzo. Henderson guarda dentro Isco. Il tocco perfetto per Solanke. Solanke, Solanke, eccolo qui, 20 anni. Mi avete detto qui sotto nei commenti che è fortissimo. Prima partita da titolare e primo gol per lui. Abbiamo un degno erede di Ciro Immobile, anche se comunque Ciro Immobile è il capocannoniere. Quindi per il momento non mi azzardo neanche a pensare ad un Solanke titolare. Ho fatto anche la rima. Son, appoggia per Harry Kane. Stiamo attenti, delle ali, non voglio subire il pareggio. Occhio, ma nessuno ci va, ma nessuno ci va, ma facciamo piangere in difesa. Ragazzi, in difesa facciamo piangere. Gol di Harry Kane, che ovviamente ci segna sempre. Harry Kane, ancora loro, ma non si fermano, non si fermano. Occhio, delle ali, in mezzo a due. E palla fuori, hanno preso coraggio. Ancora loro, Eriksen, Son. Occhio, palla dentro, arriva Sanchez. E lo sbaglia clamorosamente. Cosa stiamo rischiando? Andiamo a rilancio. Harry Kane, Harry Kane. Occhio, palla dentro per Sanchez. E la parata di Perin all'82esimo. 9 tiri a 3, ragazzi, 9 tiri a 3. Ci va Milner, l'ex di questa partita. E ancora Perin con la mano. Pure Klein infortunato. Come si è fatto male? Me lo spiegate, Klein? Occhio però, dai che sono sbilanciati. Solo anche fallo bene per Chamberlain, che sei velocissimo. Chamberlain è tua, ok. Chamberlain, Chamberlain, devi fare la finta. Messo giù rigore, rigore e rosso. Rosso, rosso e rigore. Dai il rosso, altrimenti mi arrabbio, eh. Arbitro, rosso, giusto. Un applauso, un applauso all'arbitro. E abbiamo il match point per la semifinale. Ci va Isco, provo a destra. Per favore Isco, battimelo bene. Battimelo bene, ok. Portiere spiazzato e 2-1. Nel nostro momento peggiore, perché il Tottenham ci stava distruggendo. Questo è giusto dirlo. Difesa ad oltranza adesso. Siamo vicini alla quarta vittoria su 4 di questo video. Attacca il Tottenham con Eriksen, che ne supera 2. 1-2 con Harry Kane. E la parata di Perin, ok. Tienila lì, tienila lì, non ti preoccupare. Vai a rilancio corto, vai a rilancio corto e l'arbitro fischia la fine della partita. Vinciamo anche questa, 4 vittorie su 4 e avanziamo anche in coppa raggiungendo la semifinale. 12 tiri a 4, ragazzi, 12 tiri a 4. Questo qui è il tabellone. Abbiamo Liverpool, United, Southampton che batte il Manchester City e poi abbiamo il Chelsea con il Forest. Ok, infortunio in allenamento, ecco qua, ci mancava l'infortunio di inizio mese come al solito. 4 settimane per Van Dijk. No, è uno scherzo, è uno scherzo. 4 settimane, 1 mese per Van Dijk, il nostro difensore più forte. Qua si mette male, ragazzi, qua si mette male. Williams vuole giocare, ma dove vai Williams, dove vai? Alla formazione penseremo nel prossimo episodio, perché questa partita la andremo a giocare nel prossimo video. Faremo giocare la squadra dei titolari qui per far riposare tutti quanti qui e poi cercare di gestire un po' le forze in questa settimana. Cioè è impensabile, ragazzi, veramente. Cioè uno può avere anche
la rosa di 40 giocatori, ma si troverà in difficoltà ad affrontare questa settimana. Ditemi se è normale un calendario del genere. A questo punto diventa ufficiale l'acquisto di De Vrij, che prenderemo a gennaio a parametro zero per l'anno prossimo, perché la coppia di difesa sarà De Vrij Van Dijk. Per lui non lo so, magari lo prendiamo come terzo difensore. Ci starebbe anche come terzo difensore, vediamo. Comunque, io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Questa è quella classifica 33, 33, 32, 30. Noi abbiamo una partita in meno, quindi vincendo andremo a quota 33 e scavalcheremo Stoke City e Manchester City. Siamo proprio ad un passo dal Manchester United. Non perdetevi il prossimo episodio, perché cercheremo di giocare al meglio tutte quante queste partite e arriviamo ovviamente a 6.000 mi piace se volete subito domani il prossimo episodio. Noi ci vediamo quindi con un prossimo video. Bella!